Allora, io sono rimasto colpito da tante cose che dice Antonello nel corso delle pagine che ho letto. Però, dov'è? Ho messo anche un segnetto, ho fatto l'orecchietta. Questo fa notare la preparazione con cui si arriva a questi appuntamenti importanti. Ma hai letto il pezzo in cui ci sei tu? Sì, però come Federica, diciamo, sono nominato anche nel libro. Allora, Antonello, a pagina grosso modo 87, parla di che cosa bene. Mai indosserò quella o altre divise, avevo dichiarato in più occasioni, tra me e me o con amici. Ma cambiai del tutto parere durante i 3 giorni del primo corso nazionale della divisione artisti presso il Centro Culturale Europeo della, spero di dirlo bene, Soka Gakkai Internazionale di Trez, nel sud della Francia. Era il 3° corso buddista a cui partecipavo e avevo bisogno di recitare molto Daimoku o Daimoku, perché ero professionalmente a un bivio e volevo chiarire una volta per tutte che direzione far prendere alla mia vita. Per anni avevo provato a fare l'attore con enormi sacrifici e ora la vita, specie da quando avevo incontrato il buddismo, mi proponeva piuttosto lavori come autore. Vivevo questa duplice prospettiva professionale come una forma di sdoppiamento, come se stessi recitando 2 personaggi diversi in competizione fra loro. Con il cuore camminavo ancora sulle polverose tavole del palcoscenico, ma di fatto mi occupavo di copioni, dialoghi e scalette per show televisivi. Che devo fare? Mi chiedevo. Continuare ancora a sottopormi a umilianti provini o rinunciare definitivamente al sogno di recitare, affrontando con serenità il nuovo lavoro? E se poi mi resta il rammarico di non averci provato ancora per qualche anno? Il solo pensiero dell'avvenire mi generava confusione. Quale migliore occasione per utilizzare la preghiera e decidere una volta per tutte la mia strada nella vita? Nel XX secolo era molto diffusa l'illusione di poter fare lo stesso mestiere per tutta la vita. Si chiamava lavoro fisso ed era la massima ambizione di chi voleva avere una vita tranquilla, modesta, ma serena. Io avevo già deciso che non avrei fatto l'impiegato, ma quello di attore poteva essere considerato un vero lavoro. Ero riuscito a mantenermi per 15 anni, ma ci sarei riuscito ancora in futuro? Tanti amici, alcuni anche bravi e talentuosi, dopo anni di tentativi avevano gettato la spugna e deciso di fare altro. Avevo avuto la fortuna di essere tra i 10 di Roma scelti per partecipare a quel corso a Trez e avevo deciso di provare a chiarire definitivamente questo punto durante il corso. Al Gohonson avevo chiesto di sostenermi nella buona fortuna permettendomi di riuscire a fare l'attore in maniera almeno dignitosa oppure di aiutarmi ad accettare una volta per tutte la nuova attività di scrittura senza rimpianti e frustrazioni. Ero partito per Trez con questa preghiera: Gohonson, aiutami a capire la mia strada, accetterò qualsiasi cosa la vita mi metterà davanti. Se devo rinunciare a fare il mestiere per il quale ho studiato per anni e anni, accetterò la cosa senza ostinarmi ancora. Se invece continuerò a scrivere, cercherò di sviluppare il massimo valore di cui sarò capace. Voglio contribuire come artista al grande scopo di Kosen Rufu e assumermi la sfida come essere umano della costruzione di un mondo più giusto e pacifico attraverso l'arte. Per questo offro tutte le mie abilità, la capacità di resistenza, la fragilità dei miei nervi, le diverse esperienze fatte finora e anche tutti i miei difetti che mi impegno nel tempo a correggere e a trasformare in qualità. In verità non è proprio così che funziona la preghiera buddista. Il Gohonzon non aiuta a decidere. Sei tu e solo tu che puoi e devi decidere cosa è più giusto per la tua vita. Prendi una decisione, determini un obiettivo e con quella determinazione nel cuore preghi e agisci fino alla realizzazione dello scopo. Poi osservi cosa si manifesta nella vita reale. Se non ti piace, ridetermini e ripeti nell'ordine questi passaggi con ancora maggiore incisività fino alla realizzazione e alla vittoria finale. Da qui si evince che la percentuale di buddisti tra i tifosi della Roma è bassissima. Grazie.